Buongiorno. Dunque, quello che faremo oggi è cercare di raccontare qualcosa sul dramma storico. Cercheremo, insomma, ci proveremo a farvi entrare in questo mondo poco frequentato dai registi, almeno in Italia, ma estremamente entusiasmante. Il nostro poeta ha frequentato parecchio il dramma storico, soprattutto negli anni della gioventù, ma poi insomma racconteremo più precisamente, perché era un genere estremamente invece frequentato all'epoca, molto, molto amato dal pubblico, e si riferiva alla loro storia, alla storia inglese precedente. Un paio d'anni fa noi tre ci siamo innamorati di Enrico VI, che tra i drammi, se i drammi storici sono poco frequentati, Enrico VI non lo è quasi per niente. È proprio un testo pochissimo rappresentato. In Italia se ne ha l'edizione più famosa è quella di Giorgio Strehler negli anni 60, l'aveva intitolato Il gioco dei potenti. È una storia straordinaria, davvero fuori dal comune, estremamente lunga, perché è composta da tre testi di 5 atti ciascuno. Enrico VI parte prima, parte seconda e parte terza, e racconta appunto tutta la vita di Enrico VI, questo personaggio stranissimo nella storia proprio della letteratura teatrale, ma forse della letteratura in generale. La figura di un monarca estremamente particolare, che poi avremo modo di conoscere. Appunto, dicevo, ce ne siamo innamorati e abbiamo avuto la presunzione di metterci a lavorare per cercare di ridurlo a due spettacoli, non riscrivendo, ma semplicemente adattando, cioè mantenendo la lingua di Shakespeare e cercando di ridurlo a due testi. Noi lo abbiamo intitolato il primo nostro capitolo La morte dei padri e il secondo capitolo La guerra dei figli. Ora cercheremo di farvi entrare in questo mondo. È un mondo, dicevo, estremamente vasto, quindi ne usciremo tutti insoddisfatti, ma cercheremo insomma di comunicarvi l'amore che abbiamo avuto noi e che continuiamo ad avere nei confronti di questa drammaturgia. Quindi cominciamo da cosa è successo all'inizio. Noi leggeremo molto perché non siamo molto bravi in questo genere di... Quindi ci vedrete leggere spesso, scusate. Un paio d'anni fa si prospettò la possibilità di allestire un grande spettacolo. Parlando con Paolo Adonati della Fondazione del Teatro 2 di Parma, ci venne voglia di mettere in scena un grande Shakespeare. Dico grande per il fatto che allora non si poneva come problema quello di ingaggiare un grosso numero di attori, evitando quindi quelle necessità di bilancio che imponevano come numero massimo di attori 5 o 6. E così partì tutto. Quando non ricordo, ma dove sì, ci eravamo incontrati in un bar in via Trastevere a Roma, proprio di fronte alla Basilica di San Crispiano, insomma, Crisagno, un nome così, in piazza Sonnino. Era una mattina molto calda, ci mettemmo a sedere ai tavolini fuori e fu allora che Dini mi parlò di questo Shakespeare e partirono i nostri discorsi su quale scegliere nel catalogo shakespeariano e soprattutto perché. Ecco, il perché è proprio la domanda alla quale è sempre più difficile rispondere, perché è la domanda teatrale per definizione ed è anche il più grosso incubo registico. L'incubo è appunto sedersi di fronte ad un produttore che sappia fare il suo lavoro e dirgli: voglio fare Macbeth, e lui risponde: bene, ottima idea, perché? A questo punto il regista inizia a far fugliare qualcosa che quasi sempre ha come oggetto l'attualità del testo, ma non si riesce quasi mai a concludere il discorso che il regista si sveglia in un bagno di sudore. Perché? Torno a casa, avevo qualche idea e così vado nella mia libreria, prendo questo libro che incredibilmente, a dirsi, proprio il giorno prima avevo rubato sulla scrivania di un attore
e che quindi avevo depositato lì in quella scrivania lì, su quella mia libreria. L'avevo letto già molti anni prima, peraltro proprio sul consiglio di Dini. Allora ricevo la telefonata la mattina successiva o due mattine dopo, non mi ricordo. Chiamo Dini. A questo punto però devo fare una premessa necessaria. Devo fare una premessa, vabbè, perché altrimenti no, se no non si capisce le cose. Vabbè, però allora faccio la premessa. Allora, la premessa è che io e Fulvio Pepe, i primi tre giorni dall'inizio di qualsiasi lavoro dobbiamo affrontare, li passiamo litigando. Ricevo la telefonata a casa, stavo cucinando, e questo già è un fatto estremamente eccezionale, stavo cercando di cucinare e ora ho cercato di ricostruire la telefonata nel dettaglio. Allora io dico, ho trovato il testo, è l'Enrico VI. Cioè Enrico V? No, dico, l'Enrico VI. A questo punto della telefonata io commetto l'errore di dar fuoco alle polveri perché dico Enrico VI di Shakespeare? E io rispondo, no, l'Enrico VI di Gianni Rodari. Conosci un altro Enrico VI? Sì, è già, come potete immaginare mi era venuto il nervoso. Per cui dico, allora lo vedi che ti confermi sempre di più che hai dei problemi mentali? Mi pare di ricordare che Enrico VI, l'avevamo un po' frequentato quando avevamo allestito tanti anni fa Riccardo III, l'Enrico VI è un testo su di... infatti Enrico VI è il prequel di Riccardo III. È un testo suddiviso in tre parti, ognuna di queste tre parti in cinque atti con più o meno un paio di centinaia di personaggi in totale. No, non so quanti personaggi, forse una novantina, però tutto il resto è corretto. Inoltre voglio però che tu ragioni su questi due aspetti. I testi di Shakespeare sono scomponibili e ricomponibili, come le costruzioni della Lego. Dentro ogni testo c'è il tuo testo. Inoltre leggi e dimmi se Enrico VI non è uno dei personaggi più struggenti in cui tu ti sia mai imbattuto. Litighiamo per un'altra quarantina di minuti, chiudiamo il telefono, mandandoci a cagare ovviamente, la sera leggo il testo tutto. Tutta la sera Enrico VI, 15 atti, 319 pagine, 149 personaggi, escluse le sentinelle, i messaggeri, le guardie, i servi, i popolani, tutta la gente. Varia gente a seguito. Una follia. Tre cose però mi vengono in mente. La prima è che molti anni fa lessi l'Enrico VI e quella fascinazione che allora già provai mi si ripropose nuovamente intatta a distanza di tanti anni. In più era vero che la figura di Enrico è la più inedita figura di re che io abbia mai visto in teatro. Ed è inaudita perché grazie a lui ci si può rendere conto di quanto assurdo, nefasto, illogico e volgare sia il potere. Il potere esercitato al solo scopo di esercitarlo, ma comunque ci torneremo. Quindi, come sempre, telefono a Carlo Orlando. Che quella mattina, sereno, stava portando la figlia a scuola. Era una bellissima mattinata, io mi sentivo sereno e felice, se non che telefona Dini. Gli dico, l'idea potrebbe essere Enrico VI. Ah, bene, bello, faccio una pausa e poi gli dico, scusa, non ho capito, vuoi dire l'Enrico V? No, rileggilo, poi mi dici cosa ne pensi. Sì, rileggo volentieri, ma cosa rileggo, l'Enrico V? Non capisco perché continui a dire Enrico V. È una cosa incredibile, tutte le volte che parlo di Enrico VI mi dicono, ma Riccardo VI? Ma Enrico IV? Enrico V? No, Enrico VI, VI, VI. Non lo capisco. Ne te lo dicono, perché non può essere una buona idea e lo sai, l'Enrico VI non lo fa nessuno e ci sono dei buoni motivi per cui sì, non lo fa nessuno. Sì, ho capito, rileggilo. Sì, io lo rileggo, però scusa, voglio solo sapere una cosa, è un'idea di Fulvio. Rileggilo. E a lei. È un'enciclopedia quel testo, Filo, ne abbiamo parlato, guarda, ora non so cosa pensare, quanto tempo ho per rileggere questo? Vabbè, insomma, ora non posso, ci sentiamo dopo, chiudo la telefonata, accompagno Maddalena a scuola. In effetti, in realtà, avevo capito benissimo che mi stava parlando dell'Enrico VI, la mia, lì per lì era stata una reazione inconscia, di natura isterica, che era procurata dall'idea di dover lavorare su un colossale monolite qual è l'Enrico VI in compagnia di due nevrotici rompicoglioni, perché di questo poi si tratta. L'Enrico VI è davvero una specie di gigantesco carrozzone sopra il quale Shakespeare ci ha messo sopra più o meno una cinquantina d'anni di storia inglese, partendo dall'ultima parte della guerra dei 100 anni fino alla fine della guerra delle due rose, cioè da una cruenta guerra tra imperi a un'atroce guerra civile. Ecco, è importante comprendere che il racconto di Shakespeare è in realtà quella che si dice un history,
C'è un racconto di storia patria, tra i più sanguinosi peraltro del regno inglese, che ha come originalità assoluta quella di essere stata scritta non da uno storico ma da Shakespeare. E in questo pezzo di storia buia, in questo oscuro medioevo politico e culturale che è il periodo in oggetto, regna, attenzione dico regna, una figura eterea, ascetica, forse addirittura mistica come quella di Enrico VI. Per capire bene di che cosa stiamo parlando, passiamo alla seconda parte. E cominciamo a studiare. Allora, questa è la parte un po' delicata, ma... Allora, non c'è sovrano inglese da Re Giovanni a Elisabetta al quale non sia stato dedicato almeno un dramma. Tra quelli apparsi sulle scene londinesi fra il 1585 e il 1605. Shakespeare non fu certo da meno degli altri drammaturghi contemporanei nel fornire copioni di argomento storico. Anzi, con ogni probabilità, la sua attività di autore teatrale ebbe inizio proprio con la stesura o l'adattamento di testi di drammi storici. I drammi storici attribuiti al nostro autore sono elencati in ordine cronologico secondo i personaggi storici, non secondo gli anni in cui furono scritti, perché lui non li ha scritti tutti di fila, li ha scritti un po' facendo salti di tempo e di spazio. Infatti il primo testo di Shakespeare probabilmente risulta essere proprio l'Enrico VI, era molto giovane. I drammi sono 12, Re Giovanni, Edoardo III, Riccardo II, Enrico IV, prima e seconda parte, Enrico V, Enrico VI, prima, seconda e terza parte, Riccardo III, Sir Thomas More, Enrico VIII. I drammi di Shakespeare coprono praticamente più di 3 secoli di storia inglese, dal 1199, in cui ha inizio l'azione di Re Giovanni, fino al 1533, la data di nascita della futura regina Elisabetta, portata in fasce sulla scena nel quadro finale di Enrico VIII. Ma noi ci occuperemo, in particolare, diciamo, degli 8 drammi che vanno da Riccardo II a Riccardo III. 8 drammi che sembrano disporsi in stretta sequenza per fornire una cronaca senza soluzione di continuità degli eventi fra il 1398, il penultimo anno del regno di Riccardo II, e il 1485, data dell'uccisione di Riccardo III, e dell'avvento al trono, ancora più importante, di Enrico VII, ossia l'avvento al trono della dinastia Tudor, cui apparteneva la sovrana regnante quando i drammi vennero rappresentati, la famosa Elisabetta I. Poco più di 80 anni di storia in 8 puntate, ma se si guardano le date di composizione di queste 8 puntate si scopre che Shakespeare non le scrisse, come dicevo, né le concepì come un'unica sequenza, bensì al massimo come 2 sequenze distinte e invertite cronologicamente. Ne consegue che il nostro Enrico VI fu il primo dramma storico del nostro autore quando aveva tra i 24 e i 30 anni. La storiografia Tudor, e quindi Shakespeare, cioè la casa regnante al periodo di Shakespeare, si proponeva ovviamente in primo luogo di celebrare i fasti e l'identità nazionale del popolo inglese e la legittimità della casa regnante, che era di origine una famiglia gallese con il modesto titolo di conti di Richmond. Ecco dunque che nelle 3 parti di Enrico VI si assiste alla rappresentazione delle rovine apportate all'Inghilterra dalla guerra delle due rose. La rosa rossa, sapete, la guerra delle due rose è una guerra interna, è una guerra civile. Una guerra tra 2 famiglie inglesi fondamentalmente. La rosa rossa, emblema della famiglia Lancaster, e la rosa bianca della famiglia York. E poi, dopo Enrico VI, arriva Riccardo III, la tirannide di un autocrate. La presentazione totalmente negativa, appunto, che insomma tanti critici si sono soffermati a sottolineare, totalmente negativa della figura di Riccardo III, è un'altra caratteristica della storiografia Tudor, intesa ad ulteriore giustificazione dell'avvento della nuova dinastia. E infatti la tetralogia shakespeariana si conclude puntualmente con le celebrazioni della virtù del nuovo sovrano Tudor, ovvero Enrico VII, che, così tanto per dire, era il nonno di quella che poi sarebbe stata la futura regina Elisabetta.
che uccide appunto Enrico VII, il tirannico Riccardo, sul campo di Bosworth. Ecco, in tutti questi drammi Shakespeare si pone di fronte alla storia del suo tempo, del suo paese, con un animo non di storico, ma con un animo di poeta del teatro, che indaga il senso della vicenda umana in un contesto che non è soltanto privato o personale, ma è un contesto più ampio, un contesto sociale. Il nostro autore affronta quindi questi drammi nel corso della sua giovinezza, non soltanto umana, ma anche della sua giovinezza artistica, perché il genere non era soltanto molto apprezzato e sostenuto, ma anche molto redditizio. Quindi in essi ritroviamo non soltanto una riflessione profonda, avventurosa, se volete, eccitante, no? Dei fatti che hanno prodotto l'Inghilterra a lui contemporanea, ma inoltre possiamo apprezzare, come posso dire, i primi cenni, i primi vagiti di quelli che diventeranno poi i suoi grandi personaggi. Infatti nell'Enrico VI in qualche modo, l'Enrico VI in qualche modo contiene Macbeth con la sua Lady, Giulio Cesare, Bruto, Otello, forse persino Amleto. Insomma, ne possiamo cogliere in qualche modo l'idea, il primo spunto, il primo alito di vita, insomma l'inizio poi di vite che sgorgheranno con impeto, con la rabbia del giovane autore, però solo successivamente, solo in una seconda parte della sua vita, della sua dunque anche produzione, della sua produzione. Shakespeare dunque si comporta con la storia in modo estremamente libero, indisciplinato, sposta gli avvenimenti nel tempo e nello spazio, tiene in vita alcuni personaggi che nella realtà erano già defunti, soltanto per poterli inserire in un evento oppure in una piccola scena dove di certo non parteciparono, oppure inserisce ancora eventi di dubbia pertinenza storica, o decide addirittura di sorvolare su altri che invece furono decantati e celebrati dalla storia. Insomma, voglio dire, Shakespeare ci restituisce solo il grande racconto, piegandolo alla sua necessità di drammaturgo, però privilegia comunque solo l'uomo, la ricerca del suo mistero, l'interagire tra gli esseri umani, guardandoli, nel nostro caso, cioè nel caso dell'Enrico VI, attraverso questa lente deformante del potere. Insomma, l'esercizio del potere, sembra dirci il nostro poeta, sconvolge le vite, offusca le migliori menti, sovverte le leggi di una nazione, conducendola poi così nel caos e addirittura nella guerra. Questo genere di drammi, ora un paio di aneddoti, così tanto per farci rendere conto di quanto fossero acclamati questo genere di drammi, entusiasmava enormemente il pubblico dell'epoca. Il romanziere e commediografo Thomas Nash, in un suo famoso opuscolo pubblicato nel 1592, difendendo dalle accuse puritane di immoralità il teatro, scrisse: come avrebbe gioito il valoroso Talbot, terrore dei francesi, al pensiero che dopo essere giaciuto 200 anni nella tomba avrebbe trionfato di nuovo sulla scena e le sue ossa avrebbero ricevuto il nuovo balsamo delle lacrime di almeno 10.000 spettatori, ovviamente in giorni diversi, i quali nell'attore tragico che lo impersonava immaginavano di veder lui versare fresco sangue. Talbot è uno dei protagonisti, forse il protagonista, della prima parte dell'Enrico VI e l'allusione è indubbiamente a un dramma che aveva riscosso grande successo a Londra in quel periodo. Dall'altra parte l'impresario Philip Henslow, che gestiva diversi teatri londinesi, annotava nel suo diario alla data del 3 marzo 1592 notevoli incassi per la rappresentazione di un Enrico VI, per il quale registra ben altre 14 repliche, un numero eccezionale per l'epoca, dello stesso dramma, fra quella data e il 19 giugno dello stesso anno, poco prima che i teatri venissero chiusi per una prolungata e violenta epidemia di peste. Inoltre è significativo che la compagnia dei Pembroke's Men, ovvero quella con cui collaborava Shakespeare, presentando uno spettacolo, appunto l'Enrico VI, decidesse di far concorrenza a un altro dramma di genere simile che si intitolava Le famose vittorie, che però veniva portato in scena dal maggiore complesso teatrale dell'epoca, che erano i Queen's Men. Ed è ancora più significativo che l'operazione, a quanto pare, riuscisse nel suo intento. Il successo dell'Enrico VI oscurò quello dell'appunto dell'altro, le famose vittorie, al punto che uno degli autori dei Queen's Men, Robert Greene, fu ridotto in miseria. E si comprende come Greene, in punto di morte, questo è fantastico, in punto di morte nel 1592, lasciasse un opuscolo pubblicato postumo, che è quel suo famoso e velenoso attacco contro il nuovo autore della compagnia rivale, ovvero William Shakespeare, chiamandolo,
corbaccio venuto dal niente, fattosi bello delle nostre penne, che col suo cuore di tigre, nascosto sotto la pelle di attore, crede di poter declamare versi sciolti meglio di tutti voi. Ora, si noti che l'espressione cuore di tigre nascosto sotto la pelle di attore è tolta direttamente, è una citazione a tutti gli effetti, è tolta direttamente da una delle più memorabili e crudeli scene dell'Enrico VI di Shakespeare, dove la regina Margherita schernisce con fredda feroce il duca di York inerme prima di pugnalarlo a morte, e il duca esclama: «Oh, cuore di tigre nascosto sotto la pelle di donna». Quindi Green riconosce così al plagiario Shakespeare la capacità di rappresentare la natura stessa del male con efficacia ineguagliabile, nel momento in cui lo insulta però, tanto da costringere l'accusatore ad usare il linguaggio inventato dall'accusato. E comunque l'invettiva del Green testimonia ancora una volta che la popolarità di Enrico VI era tale da permettere al comune lettore di riconoscere una citazione come quella. A questo punto ci siamo chiesti perché? Perché avevano così tanto successo queste storie? Perché così tanto successo l'Enrico VI? Di che parla? Quindi andiamo direttamente sulla trama. La trama. O la storia. La trama e la storia. Prima di addentrarci un po' in quello che è il racconto della trama di Enrico VI, cerchiamo di fare chiarezza su un punto che è importante per un drammaturgo. Eraclito ha lasciato scritto in uno dei suoi frammenti che la trama invisibile è più importante della trama visibile. Per un drammaturgo questo significa che ogni narrazione deve essere costituita da una trama e da una storia, e non sono la stessa cosa. Un drammaturgo sa che trama e storia viaggiano parallele, anzi no, meglio, viaggiano una sopra l'altra. La trama viaggia sopra, la storia sotto. La storia è la trama invisibile di cui parla Eraclito. La trama è ben visibile sempre, va considerata un po' come la superficie sensoriale della vicenda. La trama è la successione degli eventi, come fu che l'FBI arrestò Al Capone, tanto per capirci. Però sono gli eventi, punto e basta. Possono essere appassionanti, possono essere noiosi, possiamo magari riconoscere alcune dinamiche che ci riguardano, che fanno parte del nostro presente, ma noi non ci identificheremo mai in una trama. La trama ci tiene svegli. L'amore, l'empatia, il principio di identificazione nasce con la storia. La storia è qualcos'altro, la storia viaggia sotto la trama, la storia va un po' considerata come l'ombra che gli eventi della trama proiettano nell'animo dei protagonisti. Ed è quell'ombra a motivare le loro azioni e a portarli sempre a una trasformazione, in meglio o in peggio. Mamet ci direbbe che la trama è solo una funzione narrativa che serve a mettere sotto pressione i personaggi perché poi i personaggi sviluppino la loro storia. Se vogliamo essere scolastici fino in fondo in questa lezione, possiamo dire che la trama è quella che delinea i conflitti extrapersonali dei personaggi. La storia no. La storia disegna i conflitti interni del protagonista. Adesso, per introdurre la scena che poi vi andremo a leggere, cerchiamo di raccontarvi un po' di trama, che è molto appassionante ed è anche molto intricata, e parallelamente cerchiamo di raccontarvi un po' di storia del protagonista, che è Enrico VI. La trama dell'Enrico VI quindi si sviluppa, come avete capito, su tre pièce distinte. Ogni pièce ha 5 atti l'una. Ricopre un arco temporale quindi che va dalla morte di suo padre, cioè di Enrico V, fino alla morte di Enrico VI, sono più o meno una cinquantina d'anni. Noi di queste trame, cioè di queste tre pièce, abbiamo cercato di scorporarne soltanto due, cioè abbiamo reso da tre pièce due spettacoli distinti e autonomi, però interconnessi tra di loro, quindi per intenderci come se fossero due stagioni di una stessa serie. Il nostro primo dramma porta come sottotitolo La morte dei padri, e in questo nostro primo dramma di trame ce ne sono tre, che sono peraltro molto ben intrecciate. La principale, cioè la fine della guerra dei 100 anni contro la Francia.
Morto Enrico V, il grande conquistatore, la Francia si solleva in armi guidata da una fanciulla vergine, una mistica, una comandata da Dio, che guida le armi francesi alla liberazione. Questa donna è la Pulzella di Orléans, cioè Giovanna d'Arco. In tutta questa vicenda c'è qualche cosa che accomuna Giovanna d'Arco con Enrico VI, nel senso che sono due poli di una stessa ispirazione mistica, per cui in Giovanna d'Arco questa ispirazione mistica prende forma del Cristo combattente, invece nell'Enrico VI prende la forma del Cristo sofferente, ma sono entrambi destinati ad una fine comune ed in quanto tali votati al martirio. L'Inghilterra, per fermare Giovanna, mette in campo il suo uomo migliore, che è un comandante veterano della guerra dei 100 anni, Lord Talbot, che ha combattuto con Enrico V. Questa prima trama, che si sviluppa sostanzialmente sotto le mura di Orléans in Francia, è un susseguirsi di duelli, assalti alle mura, sortite, assedi, ritirate, battaglie. Insomma, la guerra diventa pretesto per una sfida personale tra Giovanna e Lord Talbot. Per cui, da un punto di vista drammaturgico, quando Shakespeare sente che la trama politica della vicenda in Inghilterra si allenta oppure rischia di appesantire tutto, vola in Francia e va di carichi a cavallo, assalti alla breccia, combattimenti, eccetera. La trama secondaria, che appunto si intreccia continuamente, perfettamente con la terza trama, e la prima, invece si sposta in Inghilterra, mentre in Francia si combatte l'epilogo di una guerra imperialista, appunto la guerra dei 100 anni, in Inghilterra la corte è spaccata in due e protagonisti sono il protettore del re, il duca di Gloucester, fratello del defunto re, quindi di Enrico V, e di fatto l'uomo più potente d'Inghilterra, e l'altro suo fratello, il vescovo, che poi sarà cardinale di Winchester. La Chiesa vuole approfittare del vuoto di potere lasciato da Enrico V per piantare la sua bandiera in Inghilterra e di fatto prendere il controllo del regno. Gloucester non ci pensa proprio a farsi mettere da parte e vincerà chi per primo riuscirà a mettere le grinfie su Enrico VI, che è ancora giovane, che è ancora un bambino. Winchester e Gloucester lottano per avere la tutela e il controllo del giovane sovrano. Questo conflitto paralizza completamente la politica e a farne le spese, ovviamente, è Talbot in Francia, che aspetta delle armate che non arriveranno mai e morirà appunto in battaglia combattendo da solo e abbandonato da tutti. Nella terza trama, sempre di questa prima parte, nasce il seme della discordia e qui Shakespeare è veramente magistrale perché fa nascere sotto traccia il conflitto, che poi diventerà invece il tema principale di tutta la vicenda successiva, cioè la guerra delle due rose, dunque la contrapposizione tra la famiglia di York, Rosa Bianca, e i Lancaster, Rosa Rossa, che è il casato poi nobiliare da cui discende direttamente Enrico. Il duca di York, che poi all'inizio peraltro non era neanche duca e dunque contava meno di un fante di picche, cioè soltanto un nobile decaduto, senza terra, senza rendite, senza eserciti, senza alcun tipo di peso politico. Nella notte, no? Una notte, il duca di York apprende da un suo zio, in punto di morire, recluso in una cella della Torre di Londra, di essere il legittimo erede al trono d'Inghilterra. In questa scena notturna, recitata in fin di voce, dentro una cella della Torre di Londra, lo zio di York ripercorre tutta la storia dell'Inghilterra negli ultimi 100 anni. Qual è? Enrico IV, cioè il nonno di Enrico, ha costretto con la forza Riccardo II, che è uno York, ad abdicare. Da quel momento la linea di successione al trono in Inghilterra è passata dagli York ai Lancaster, ma senza questo atto di forza da parte di Enrico IV sarebbero stati gli York ad aver diritto sulla corona, per cui gli dice: tu, nipote, sei il legittimo erede della corona d'Inghilterra. Ecco, questa è la colpa che Enrico VI eredita dal suo albero genealogico. York a questo punto inizia a tessere la trama, un passo per volta, prima si fa reintegrare nella nobiltà ottenendo di nuovo il titolo di duca di York e poi lavora per stringere alleanze che sostengano invece la sua di causa, ma con calma e senza fretta. Altro stile ancora, totalmente diverso rispetto alla trama che si sviluppa in Francia, infatti qui in questa linea di trama avremo delle scene notturne agli incroci delle strade, degli incontri carbonari, cioè cappucci in testa, insomma sorrisi sulle labbra e coltelli dietro la schiena. E in tutto ciò Enrico non c'è. La cosa straordinaria di questa prima parte è che il protagonista non c'è. Enrico comincerà a fare azione alla fine della prima parte. All'inizio è soltanto un bambino orfano del padre. È così che inizia il dramma. Enrico VI davanti al feretro del suo grande padre Enrico V. C'è una foto molto famosa che forse avete anche presente, quella che ritrae il piccolo Kennedy di fronte
al feretro di suo padre, di JFK. È un bimbetto di 5 anni con un vestitino azzurro, circondato da marini in alto uniforme, che vede passare la bara del padre e scatta sull'attenti a salutarlo. Quel bimbetto lì è un po' Enrico VI. Nella prima parte noi assistiamo da lontano all'evoluzione di questo re fanciullo, che di fatto non regna, non comanda, perché non ne ha i mezzi. Tutto quello che fa è apporre la firma ai documenti che lo zio Gloucester gli mette sotto il naso. Ma anche se non è lui a combatterla, la guerra di Francia, è lui a perderla, o almeno così agli occhi della nobiltà. Enrico VI perde tutto ciò che il padre ha conquistato, come una profezia aveva predetto. Il delfino di Francia, futuro re, forte delle conquiste militari di Giovanna, porta gli inglesi al tavolo delle trattative, costringendoli a condizioni di pace a lui favorevoli. Abbandona Giovanna al suo destino e di fatto la vende agli inglesi come contropartita della pace. Giovanna infatti morirà sul rogo. Enrico, re fanciullo, è felice di aver concluso con una pace cristiana la guerra dei 100 anni. La corte intorno a lui sa che quella pace è sconfitta totale e non è contenta per niente. Enrico cresce. Diventa uomo nel modo in cui lo diventano tutti. Si innamora. Per la prima volta disobbedisce agli ordini del suo padrino, cioè di Gloucester. Manda a monte un matrimonio di interesse e sceglie di sposarsi Margherita d'Angiò, figlia del re di Napoli e di Gerusalemme. Poi parleremo di Margherita, che è un personaggio straordinario. Che non ha nemmeno lei, Margherita, non ha nemmeno le lacrime per piangere, perché ha solo il titolo, ma è povera in canna. Un partito assolutamente, appunto, un partito, quello che sceglie Enrico, cioè Margherita, un partito assolutamente inadatto al re d'Inghilterra, sotto tutti i punti di vista. Diventa padre e a questo punto deve diventare anche re, deve liberarsi dall'ombra di suo padre Enrico V, che tutti costantemente gli proiettano sopra e soprattutto del controllo di suo zio Gloucester e iniziare a governare. Ci prova, ma non ci riesce tanto. Viene forzato dagli intrighi di York e dalle pressioni della moglie a destituire suo zio Gloucester dalla sua carica di protettore del regno e non si accorge che così facendo spiana la strada ai suoi avversari e condanna a morte il suo padre adottivo Gloucester. Infatti Gloucester viene brutalmente assassinato nel sonno il giorno dopo aver deposto il bastone del comando. Enrico incontra la morte per la prima volta nella sua vita faccia a faccia, la vede dipinta nel volto deformato di suo zio. Nell'ultima scena della prima parte, almeno del nostro dramma, la vicenda che era iniziata di fronte alla bara di un padre si chiude di fronte al cadavere di un altro padre. Enrico è orfano e per la seconda volta e ancora una volta non è pronto a farsi carico del suo ruolo. Ed è qui che inizia la seconda parte del nostro dramma, quella che noi abbiamo intitolato La guerra dei figli, perché succede che York, il duca di York, esce allo scoperto. I Lancaster abbiamo detto che sono degli usurpatori, Enrico è un re imbelle che ha perso la Francia e peraltro precipitato la nobiltà nella miseria. Prima si faceva comandare da Gloucester, ora invece si fa comandare dalla moglie. Curiosamente anche i Lancaster, e questo è il tratto più significativo di tutta questa vicenda, pensano le stesse cose, per cui Enrico non è mai difeso da nessuno, nemmeno da chi combatte per lui. York tira dalla sua parte gran parte della nobiltà, in particolare il conte di Warwick, che è un po' l'ago della bilancia delle forze in campo. Nel frattempo arma una rivolta, diciamo, e si fa dare un esercito per sedarla, è pronto così il duca di York alla guerra civile. Enrico invece da re non vuole questa guerra e tenta costantemente una mediazione, però non ci riesce perché tutti tranne lui, sia da una parte che dall'altra, spingono per una soluzione finale della questione del trono, quindi si va alla guerra. Nella battaglia di Saint-Alban York, il duca di York, trionfa sul campo sostenuto dai suoi tre figli, cioè Edoardo, Giorgio e Riccardo che poi diventerà Riccardo il Gobbo, che diventerà poi Riccardo III, il duca di Warwick e Lord Hastings. Da vincitore dunque York irrompe nel Parlamento con la spada ancora intrisa di sangue, l'armatura tutta ammaccata, e impone a Enrico di rinunciare al trono, ma Enrico si rifiuta. Inizia così un negoziato estenuante, sempre sul punto di trasformarsi in una carneficina, proprio lì, cioè proprio sugli scranni del Parlamento. Messo con le spalle al muro, Enrico a questo punto prende una decisione che è una decisione eccezionale, inadeguata, una decisione, come si può dire,
cioè straordinaria e al tempo stesso anche la più nefasta decisione che potesse prendere, però poi lo vedremo. E qui siamo arrivati dentro la nostra scena, cioè quella scena che noi potremmo definire il Parlamento di Sangue, la possiamo intitolare così. Dunque dovete immaginare che sia una scena di massa, noi siamo soltanto in tre, per cui abbiamo bisogno di un po' della vostra fantasia. Il confronto che vi riporteremo avviene di fronte però a tutta la corte, cioè a tutta la nobiltà d'Inghilterra. Da una parte abbiamo la Rosa Bianca di York, dunque Duca di York, i suoi figli Edoardo, Giorgio e Riccardo, il Duca di Warwick e Lord Hastings. No, dall'altra... Lord Hastings no. Ah, Lord Hastings è un refuso. È un refuso. Invece dall'altra parte avremo la Rosa Rossa, cioè la Rosa Rossa dei Lancaster, dunque Enrico VI, e insieme a lui abbiamo il Duca di Buckingham, il Conte di Northumberland, Somerset e Clifford. Ognuno di questi personaggi ha una storia tutta sua, una storia speciale che lo ha portato lì, più o meno intrigata e anche molto, molto interessante, ma molto complessa. Poi, alla fine di questa scena, vedrete arrivare anche la regina Margherita e il suo figlio, cioè il figlio comune con Edoardo, con Enrico VI, il piccolo Edoardo, e lo vedremo dopo. Allora, adesso affrontiamo la scena, nel senso, noi abbiamo scelto questa scena perché ci sembrava esemplare, ma ne potevamo scegliere altre mille. È difficile, non si sa da che parte cominciare. Siamo alla fine della prima battaglia della Guerra delle Due Rose. La prima battaglia della Guerra delle Due Rose del 22 maggio del 1455 si svolge a St. Alban o Sant'Albano, come vi pare. Nella versione originale di Shakespeare è all'inizio della terza parte. Nel nostro adattamento diciamo a metà del secondo capitolo, quindi più o meno è posizionata allo stesso modo, quindi in una fase non proprio centrale ma lievemente successiva. Siamo alla fine della prima battaglia, siamo a Sant'Albano, eravamo a Sant'Albano da quel momento, quando l'esercito di York e l'esercito Lancaster si scontrano, vince l'esercito di York, a quel punto si trovano nella condizione in cui ci si trova in tutte le guerre, cioè abbiamo vinto, distruggiamo l'avversario, andiamogli dietro, corriamogli dietro, e quindi gli corrono dietro fino a Londra. Arrivano al Parlamento addirittura prima, non so spiegare, cioè, sono circa 40 chilometri, si fanno, immagino presi dall'eccitazione, dalla foga, si fanno questi 40 chilometri, arrivano alla sala del Parlamento pronti ad accogliere il re e i nobili Lancaster per distruggerli. Dall'altra parte invece i nobili Lancaster, e soprattutto, ora vi dirò, perché sono 10 personaggi in questa scena, noi siamo tre, però cerchiamo di immaginarceli perché hanno tutti delle caratteristiche molto peculiari e molto interessanti. Soprattutto c'è un certo Clifford che aveva come soprannome il macellaio, quindi vi lascio immaginare che personcina fosse. Clifford ha appena perso suo padre nella battaglia di Sant'Albano, ucciso proprio da York, quindi è colmo di vendetta, desidera soltanto vendicarsi. Ora noi abbiamo la fazione York che entrano nella sala del trono pieni di l'eccitazione dei vincitori, ma anche colmi di terrore, perché sono, molto banalmente, a casa loro, sono nel loro regno, nella loro sala. Quindi i primi personaggi che noi vediamo sono quelli della fazione York. Quindi York, Warwick, ora li presentiamo. Passiamo, ora interromperemo spesso, poi la rileggiamo tutta per apprezzarla. Warwick spalanca la porta, dice la didascalia che però abbiamo scritto noi, spalanca la porta della sala del trono ed entrano. Warwick, questo è il palazzo del re della paura e questo il trono. Impossessatene, York, è tuo e non degli eredi di re Enrico. Ora, è particolare come Shakespeare presenta subito dove diavolo siamo, no? Insomma, il discorso sull'inutilità delle scenografie in Shakespeare. Questo è il palazzo del re della paura, cioè lui presenta già il luogo dove si è, e quindi in quel momento il palcoscenico diventa quel luogo. Il palazzo del re della paura lo soprannomina il buon Warwick, ovvero non tanto il re che incute paura, ma il re della paura, cioè il
il re vile. Sovrano, il re vile sarebbe il re pauroso, cioè il re sovrano del regno della paura, cioè gli riconosce la regalità a Warwick soltanto del regno della paura, non certo del regno d'Inghilterra. E questo è il trono, in possesso a New York. Warwick, una brevissima nota su Warwick. Warwick è uno dei personaggi più, ora lo dirò di tutti i personaggi, però è uno dei personaggi più straordinari dell'Enrico VI, perché Warwick è di una famiglia nobile e molto importante, la famiglia Neville. È stato soprannominato dalla storia The Kingmaker, il come si potrebbe, come si traduce? Creatore. Il creatore, ecco, creatore. Il creatore di re, perché nella sua florida carriera ha messo sul trono almeno due re. Il primo successivamente sarà Edoardo IV e poi Edoardo IV e poi ristabilirà Enrico VI sul trono quando verrà momentaneamente messo da parte. Il tra l'altro è un uomo di un'abilità straordinaria, riuscirà a far sposare le sue figlie sono Anna e Isabella. Anna è la famosa Lady Anna di Riccardo III, forse ve la ricordate, quella che va in sposa prima riesce a farla sposare al figlio di Enrico VI, poi una volta che il figlio di Enrico VI viene ucciso alla fine di Enrico VI appunto, va in moglie a Riccardo III, quindi diventa addirittura regina. L'altra figlia invece andrà sposa al figlio di York, cioè Giorgio di Clarence. Warwick, dicevo, è una persona straordinaria e vi prego anche di fare caso al linguaggio che usa, perché è come in questa scena si comporta un po' come un motivatore di York, perché dobbiamo immaginarci il terrore in questi personaggi, la grandezza, la forza, erano tutti guerrieri e uomini politici contemporaneamente, no? Questa è un po' la caratteristica di tutti i drammi storici, sono grandi generali ma anche grandi politici. Però dobbiamo immaginarci che in quel momento hanno una grande paura che vogliono cercare di vincere, perché quello è il momento del colpo di Stato. O lo fanno in quel momento o non lo faranno, o probabilmente non potrà più capitare questa occasione. Quindi gli York entrano in questa sala pieni di paura e di eccitazione, di dire ce la dobbiamo fare. E Warwick, dicevo, fa un po' la funzione del motivatore, dice vai, vai, forza, non avere paura, e gli dice fin dalla prima battuta: quello è il trono, impossessatene York, è tuo e non degli eredi di re Enrico. York, dice la didascalia, York se ne impossessa, si siede sul trono. Immaginatevi la vibrazione del suo cuore, il battito, che si siede sul trono d'Inghilterra. Sente di riscattare una famiglia. Sente di riscattare tutta una famiglia, perché tutta la sua famiglia da, non so quanti, non riesco a fare il conto di quanti anni prima, era stata derubata della discendenza. Si siede, silenzio, e dice: oggi è stato convocato qui il Parlamento. Riccardo, suo figlio, risponde: vero padre? York, non si immaginano di averci qui nel loro consiglio. Riccardo replica: no padre. York, chi ci sarà? Warwick, tutti. Lord Buckingham, Clifford e il potente conte di Northumberland, che mi hanno riferito sia appena giunto in aiuto del re con un potente esercito. Attenzione, un'altra piccola nota. I figli di York. I figli di York, abbiamo detto, sono Giorgio, Edoardo, anzi in ordine cronologico, diciamo, dal maggiore, Edoardo, Giorgio di Clarence e Riccardo. E tutti e tre hanno avuto un appellativo dalla storia. Edoardo il lascivo, perché insomma era vizioso. Mi piaceva. Perché era molto vizioso. Giorgio l'ambiguo, perché è un volta gabbana continuamente, e Riccardo il gobbo. I figli sono lì presenti e non vedono l'ora di tirare fuori la spada. Sono lì e assistono suo padre in questa azione estremamente pericolosa. Warwick, dicevo, una stupidaggine, un dettaglio, però, come dicevo, da motivatore, non gli nega
il pericolo che ha di fronte. Dice chi ci sarà? Tutti. Pronti, stiamo pronti. Pausa. Riccardo, questo sarà chiamato il Parlamento di Sangue, a meno che il Duca di York non sia re e sia deposto il vergognoso Enrico. Pausa. Giorgio, l'altro suo figlio. Qui è bellissimo, perché Shakespeare se ne frega delle didascalie come delle scenografie. Fa agire gli attori, sia la scenografia che il tempo. Per cui Giorgio dirà, arrivano padre. York, signori, non abbandonatemi. Siate decisi. Intendo impossessarmi dei miei diritti. Warwick, io pianterò sul trono il Duca di York. Chi ne ha il coraggio lo sradichi. Li sentiamo arrivare. Da quando Giorgio dice, porca me, arrivano, padre. Li sentiamo arrivare. Arrivano, sentiamo i passi. Suono di trombe, questa è di Shakespeare. Entrano. Entrano re Enrico VI. Entra il re comunque. Il duca di Buckingham, il conte di Northumberland, che era un conte, il conte di Northumberland fa la sua prima entrata in scena qui, non l'abbiamo mai visto prima, si vede che Shakespeare aveva bisogno di un personaggio in più per supportare l'azione dei Lancaster, il conte di Northumberland e Clifford, che vi avevo detto prima, che è arrabbiato come una scimmia. Attenzione, ricordiamoci sempre, aspettate che mi sono scritto delle cose, ricordiamoci sempre che arrivano dal campo di battaglia, arrivano da Sant'Albano, hanno fatto tutta una tirata e non si aspettano di trovare questi a Parlamento. Quindi si entrano nella sala del trono probabilmente per dire che cavolo facciamo, dobbiamo riorganizzare le truppe e dobbiamo rispondere all'attacco. Entrano e trovano gli York, non solo, ma trovano York, cioè Riccardo di York, ora cercheremo di non fare confusione, ma purtroppo anche il padre si chiamava Riccardo, non ci possiamo fare niente, il Riccardo di York seduto sul trono. E qui il re è il primo a parlare. Entrano ed Enrico è il primo a parlare. Sentite che bellezza straordinaria questa battuta. Signori, guardate dove si è seduto l'ostinato ribelle, sul trono. Cioè, la prima battuta di Enrico non è addio, oppure alla carica, dice, ma guardate dove si è seduto, ma porca miseria. Cioè, questa è la prima battuta del re. E osserviamo anche come condurrà tutta la trattativa Enrico. Cioè, da qui in avanti, ora Carlo legge soltanto l'Enrico, io leggo i partigiani di York, quindi York e figli, e Fulvio legge i partigiani di Lancaster, quindi Clifford, Northumberland. Northumberland, infatti. Aspetta un secondo, solo un secondo. La trattativa di Enrico. Enrico condurrà una trattativa straordinaria, meraviglioso, non mi voglio dilungare, devo guardare l'ora. Condurrà una trattativa straordinaria e meravigliosa, ma tutta giocata nell'attimo. Lui non è incapace di prevedere qualsiasi cosa. Northumberland. E noi sopportiamo questa cosa. Ma strappiamolo giù. Il mio cuore è incendiato di rabbia, io non resisto. No, calma, nobile conte di Northumberland. No, la calma è la virtù dei vili, dice Clifford. Vili come lui. Non oserebbe star seduto là con tuo padre Enrico V vivo. Io benevolo, signore, qui in Parlamento aggrediamo la famiglia di York. Ancora una volta si fa riferimento a Enrico V. Uh-huh. Questa spada di Damocle ce l'avrà per tutta la vita Enrico VI, sulla testa. Il padre ha conquistato tutto. Enrico V, diceva la profezia, Enrico V conquisterà tutto, Enrico VI perderà tutto. Questo padre che ritorna continuamente è citato dai suoi compagni, da quelli che lo dovrebbero sostenere. Non oserebbe star seduto là con tuo padre vivo. Ancora. E no. Dice, aggrediamo. Vi ricordo sempre che Clifford è divorato dalla vendetta. Northumberland, ben detto cugino, così sia così. No, calmatevi signori. Volete trasformare il Parlamento in un mattatoio? No, con le parole farà la guerra Enrico. E poi si rivolge a York. Tu, fazioso duca di York, scendi dal mio trono e inginocchiati ai miei piedi
a chiedere grazia e perdono. Io sono il tuo sovrano. Cioè, il minimo. Io sono il tuo sovrano. Il minimo che tu possa fare è inginocchiarti ai miei piedi. Ma perché non ti inginocchi? Porca miseria, ma che cosa sta succedendo? Dice Enrico con... pensate che meraviglia. Con le parole farà la guerra Enrico. Questo è straordinario. È rivoluzionario. In una società dove... era solo il sangue quello che in una società estremamente violenta, estremamente brutale, lui dice con le parole, fermi, ancora nessuno ha tirato fuori la spada, ma sono tutti pronti, sono tutti così, lui dice con le parole farà la guerra Enrico, calma, calma. York dice, scusa, rileggi un attimo, se non si capisce, tu, fazioso duca di York. Si rivolge a York, tu, fazioso duca di York, scendi dal mio trono e inginocchiati ai miei piedi a chiedere grazie e perdono, io sono il tuo sovrano. Io sono il tuo. Ma vergognati, vieni giù di lì, lui ti ha creato duca di York, dice Buckingham. York, era mia eredità, come tutta la contea. Buckingham ribadisce, tuo padre fu traditore della corona. Scusate, una piccola nota, il padre di York, sapendo la storia che abbiamo raccontato prima, cioè che gli York erano gli eredi al trono, perché tutto il casino chiaramente l'ha fatto Enrico IV e Shakespeare lo racconta nell'Enrico IV, ovvero che usurpa, toglie la corona a Riccardo II e quindi gli York non hanno discendenza. Il padre di York già aveva fatto una rivoluzione anni prima per recuperare, perché sentendosi ed essendo legittimo erede della corona inglese, ma era stato, la rivolta era stata sedata, lui condannato a morte e decapitato. E quindi Buckingham qui glielo ricorda, tuo padre fu un traditore della corona. Warwick. Buckingham, tu sei un traditore della corona, schierandoti con questo usurpatore Enrico. Clifford, e con chi dovrebbe schierarsi, se non col suo re? Warwick, giusto Clifford, cioè con Riccardo, duca di York. E io devo stare in piedi e tu seduto sul mio trono. York, così è necessario e così sarà, accontentati. Warwick, tu sii duca di Lancaster, gli dice il re, e lascia che lui sia re. Ma che titolo hai tu, traditore alla corona? Tuo padre fu, come tu sei, duca di York. Io sono il figlio di Enrico V, che piegò il Delfino e i francesi e prese le loro città e province. Warwick, non parlare della Francia, l'hai persa tutta. No, il Lord Protettore, il duca di Gloucester l'ha persa, non io. Quando fu incoronato avevo 9 mesi. Riccardo, figlio... ti sei invecchiata abbastanza ora, ma continui a perdere. Padre, spicca la corona dalla testa dell'usurpatore. Edoardo, l'altro figlio. Caro padre, sì, mettila sulla tua testa. Giorgio, decidiamo con la spada e non stiamo a cavillare così. Riccardo, di nuovo. Fai suonare trombe e tamburi e il re scapperà via. York, figli, tacete! Ma taci tu e lascia parlare re Enrico. Credi che io voglia lasciare il mio trono regale sul quale mio nonno e mio padre sedettero? Il mio titolo è valido, molto più valido del tuo. York, provalo, Enrico, e sarai re. Enrico IV ottenne la corona conquistandola. York, fu un atto di ribellione contro il suo re. Ma dimmi, un re può adottare un erede? E allora? E allora, se può, io sono legittimo re, perché Riccardo II, davanti a molti nobili, rassegnò la corona a Enrico IV, dal quale la ereditò mio padre e io da lui. York si sollevò contro di lui, che era il suo sovrano, e lo costrinse a rassegnargli la corona con la forza. Se non fosse stato costretto a farlo, non avrebbe mai pregiudicato i suoi legittimi eredi. A questo punto interviene Buckingham e dice, beh, questo è vero, non l'avrebbe mai fatto. E questo è strano. Perché Buckingham è della fazione Lancaster. Quindi abbiamo in questo momento un momento di ragione. Qualcuno pensa là dentro. Della fazione Lancaster, quando viene descritta tutta la storia, Buckingham, che dovrebbe essere dalla parte del re, dice: eh beh, però questo non l'avevamo considerato. Questa è una cosa vera. E probabilmente ha ragione York. Questo è un grande, non un grande, ma un piccolo colpo di scena all'interno della nostra disputa. Infatti Enrico non ci può credere e comincia a perdere i pezzi. Ma sei contro di noi anche tu, nobile duca di Buckingham, che peraltro è suo cugino.
anche. Perdonatemi, dirà Buckingham, perdonatemi, sire, ma anche lui ha delle ragioni. Ma tutti mi si rivoltano contro. Warwick, il duca di York è per linea dinastica il legittimo erede al trono d'Inghilterra, Riccardo figlio. Fatti da parte e chiuditi in convento. Clifford interverrà dopo una pausa. Re Enrico, il tuo titolo, sia giusto o sbagliato, Lord Clifford giura di combattere in tua difesa. Si spalanchi, mi inghiotta vivo quel terreno su cui mi inginocchierò davanti a chi ha ucciso mio padre. Northumberland ribadirà: Riccardo, ad onta di tutte le tue pretese, non credere che Enrico sarà deposto così. Enrico si riprende un po'. Le vostre parole resuscitano il mio cuore. York, Enrico di Lancaster rassegna la corona. Warwick, rendete giustizia al principesco duca di York o riempirò il parlamento di soldati e sopra il trono dove ora siede scriverò il suo titolo col sangue dell'usurpatore. Attenzione, qui a questo punto sguainano tutte le spade. Perché? Perché Warwick a questo punto, visto che il ragionamento è diventato estremamente complesso e visto che soprattutto Clifford non gliene frega, sbagliato, giusto, me ne frega niente, io devo vendicare mio padre, quindi la disputa, diciamo, ha perso un po' la retorica, si sta incrinando un po', quindi Warwick ha necessità di fare una minaccia, perché le cose stanno sfuggendo di mano, e quindi dice: adesso basta, mi sono stufato di parlare, adesso o rassegni la corona al principesco del duca di York oppure riempirò il parlamento di soldati e scriverò il nome di Enrico sul trono col sangue. Qui sguainano tutte le spade e a questo punto assistiamo alla più questo è il vero colpo di scena di questa scena, la più grande illuminazione di Enrico VI. Che cosa dice? No, duca di York, ascoltami, una parola. Lasciami regnare finché vivo. Silenzio. Ma è straordinario. Cioè, dobbiamo immaginarci, questi sono tutti sporchi di sangue, arrivavano a Sant'Albano dalla battaglia, hanno ucciso, gli York hanno vinto, i Lancaster, quello che si vuole vendicare, ha ucciso mio padre, li vale matti. Arrivano, tutto questo accade nella sala del trono, non per strada, non in un campo di battaglia, accade al Parlamento. A questo punto, nel momento in cui Warwick dice adesso basta, tirano fuori tutte le spade e quando si tirava fuori la spada non era mai una minaccia, era sempre un'azione che andava a finire in battaglia, andava a finire in uno scontro, tirano fuori tutte le spade e Enrico. Qui c'è l'illuminazione del grande uomo, del grande illuminato, che dice: lasciatemi regnare finché vivo. Cioè, che vuol dire, in poche parole, poi lo spiegherà meglio, vuol dire finché sono vivo io, regnerò. Quando io morirò, la corona passerà a voi, passerà agli York, che è una straordinaria soluzione, perché questo vorrebbe dire ormai mi hanno fatto re, ormai sono re. Probabilmente hai ragione tu, non lo so, probabilmente la discendenza era York, ma io sono re, non posso abdicare. Quindi fino alla fine della mia vita io regnerò, dopodiché si ristabilirà quello che secondo voi è l'ordine. E questo metterebbe fine alla guerra. La guerra finirebbe lì perché c'è un vantaggio da entrambe le parti. La trattativa è la migliore che si potesse immaginare. Ma non andrà così. Quindi dice: lasciatemi regnare finché vivo. La didascalia, giustamente, non so di chi, dice silenzio. Perché in questo silenzio tutti sono... Che cosa ha detto? Sono tutti a ragionare sulla possibilità di questa, una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. E York, dopo che ha riflettuto, dopo il silenzio, dice: conferma la corona a me e ai miei eredi e regnerai in pace finché vivrai. Va bene. Riccardo Plantageneto, goda il regno dopo la mia morte. E qui, scusa Fulvio, qui in questo momento, goda il regno dopo la mia morte, abbiamo la fine della guerra delle due rose. Ovviamente, abbiamo la fine della guerra. Non è così, ma qui finisce la guerra, qui sarebbe finita.
Non ci sarebbero più stati morti, non ci sarebbero più state battaglie, sarebbe finita ed entrambe le parti avrebbero avuto soddisfazione. Clifford però dirà: ma questo è un grande torto verso vostro figlio, il principe. Warwick, è un grande bene per l'Inghilterra e per lui stesso. Northumberland, della fazione di Enrico VI, ribadirà: ignobile, presuntuoso e rinunciatario Enrico. Clifford, hai molto danneggiato te stesso e noi. Northumberland, io non posso resistere a sentire queste clausole. Clifford, vieni via, cugino, portiamo questa notizia alla regina. Northumberland, prima di congedarsi: addio, re degenere dal cuore vile, nel cui freddo sangue non resta scintilla d'onore. Rimani in preda alla casa di York e muori in catene per questo tuo gesto effeminato. Esce Northumberland. Clifford, possa tu essere travolto da una guerra spaventosa o vivere in pace, abbandonato e disprezzato. Esce Clifford. Rimane a Warwick. Questa battuta è geniale. Girati da questa parte, Enrico. Non li guardare. Buckingham. È veramente, è ipnotico, è straordinario. Perché gli altri dicono: ah, vergogna. Lui dice: non li guardare, non li guardare, guarda me. Buckingham, infatti, dirà: cercano vendetta, perciò non cederanno. Ed Enrico si appoggia all'unico che è rimasto al suo fianco. Ah, Buckingham. E Warwick, mio signore, perché sospiri? Ma non per me, Lord Warwick, ma per mio figlio, che io, contro natura, ho diseredato. Ma sia come deve essere. Io qui lascio come eredità inalienabile la corona a te e ai tuoi eredi per sempre, a condizione che tu qui giuri di mettere fine alla guerra civile e, finché vivrò, di onorarmi come tuo re e sovrano e di non cercare col tradimento l'ostilità di depormi e di regnare tu. York, giuramento che faccio e che manterrò. Warwick, viva re Enrico. York, abbraccialo. E si abbracciano. E lunga vita a te, York, e a questi tuoi promettenti figli. York, ora York e Lancaster sono riconciliati. Buckingham, è maledetto sia chi cercherà di inimicarmi. York, addio, mio benigno signore. A questo punto escono tutti, rimangono solo il re e Buckingham. Direi che andiamo avanti e non la rileggiamo, okay, perché siamo già fuori tempo, come ogni volta mi accade. Però a questo punto rimangono soltanto Buckingham e il re. Come dicevamo, la guerra delle due rose sarebbe finita, ma subentra un personaggio straordinario, che è la moglie, la regina Margherita. La regina Margherita è un personaggio meraviglioso, perché la regina Margherita, dicevamo, è una regina ma solo di nome, non porta niente in dote. Infatti è stata una scelta sbagliata. Nasce dal fatto che un certo Suffolk si era innamorato di lei, ma ora non sto a farla troppo lunga. Comunque avrà un'evoluzione bellissima la regina Margherita nell'arco di tutta la tragedia, da semplice, come potremmo dire, contadinella napoletana, viene elevata al ruolo di regina e diventerà una regina, ma strada facendo. A questo punto diciamo che è in uno stato abbastanza avanzato del suo percorso verso la regalità, non tanto nei modi, come vedrete, ma in quanto alla determinazione e alla presa su di sé di tutti quelli che possono essere i suoi diritti e il suo potere. Quindi è una donna estremamente affascinante, estremamente passionale, e che mira da un certo punto in poi al potere assoluto, ovvero di fare ciò che suo marito, secondo lei, non riesce a fare. Quindi al momento in cui li abbiamo lasciati, quindi è fatta pace, Clifford e Northumberland si sono arrabbiati, se ne sono andati, ma è fatta pace finalmente, è fatta pace, arriva la regina. E qui ora leggeremo Buckingham e il figlio del re, lo legge Fulvio, Carlo continua a leggere il re, io leggo la regina, ma non ci fermiamo, la leggiamo tutta di seguito. Buckingham dirà: arriva la regina e i suoi sguardi tradiscono rabbia, io me ne vado. Buckingham, vengo anch'io. Scusate, solo questo, è straordinario.
Cioè, vai, meglio che se ne andiamo qua, perché qua tira una brutta aria. E anche qua Shakespeare ce la fa arrivare, cioè ci fa apprezzare, questo è bellissimo, ci fa apprezzare anche a noi la tensione dell'arrivo. Non entra in scena e parla, no, la fa arrivare, ce la fa preparare questa emozione. E quindi dice, oddio, e adesso che succederà se questi vedendola arrivare vogliono scappare? E infatti il re dice, Buckingham, anch'io. Entrano la regina e il principe di Galles. No, non sfuggirmi perché ti seguirei. Calmati, mia nobile regina, e io starò qui. Ma chi può essere calmo in questa situazione, miserabile uomo? Fossi morta vergine, non ti avessi mai visto, mai ti avessi partorito un figlio, visto il padre snaturato che ti sei rivelato. Ha meritato di perdere così i suoi diritti di successione. Se tu l'amassi la metà di quanto lo amo io, o avessi sentito i dolori che ho provato io sgravandomi, o l'avessi nutrito come ho fatto io col mio sangue, qui tu avresti rinunziato al più prezioso sangue del tuo cuore, piuttosto che costituire quel barbaro duca tuo erede e diseredare il tuo unico figlio. Padre, non puoi diseredarmi. Se tu sei re, perché io non dovrei succederti? Perdonami, Margherita, caro figlio, perdonami. Il duca di Warwick e il duca di York mi hanno costretto. Costretto? Sei il re e ti lasci costringere? Mi vergogno a sentirti parlare, miserabile pauroso. Hai rovinato te stesso, tuo figlio e me, e dato alla casa di York tanta briglia che regnerai solo col loro permesso. Trasmettere a lui e ai suoi eredi la corona, che cos'è se non prepararsi il sepolcro e strisciarvi dentro assai prima del tempo? Fossi stata io al tuo posto, che sono una semplice donna, i soldati avrebbero dovuto sollevarmi sulla punta delle loro lance prima che avessi acconsentito a quell'altro. Ma tu anteponi la tua vita al tuo onore, e vedendo ciò, io qui mi separo dalla tua tavola, Enrico, e dal tuo letto. I nobili del nord che hanno abiurato la tua bandiera seguiranno la mia, se la vedranno sventolare, e sventolerà per tua sporca vergogna e totale rovina della casa di York. Così ti lascio, vieni figlio, andiamo via, il nostro esercito è pronto, vieni, li inseguiremo. No, fermati, nobile Margherita, ascoltami. Tu hai già parlato anche troppo, vattene. Nobile figlio Edoardo, starai con me. Sì, per farsi assassinare dai suoi nemici. No, quando tornerò con la vittoria sul campo io vedrò vostra altezza, ma fino a quel momento io seguo lei. Vieni via, figlio, non possiamo fermarci a parlare. Escono la regina e il principe. Povera regina. E qui dice una cosa meravigliosa. È straordinario. Dopo tutto ciò, l'amore che ha per me e per suo figlio l'ha fatta prorompere in parole di rabbia. E l'aver perduto quei due lord mi strazia al cuore, quelli che gli hanno augurato una fine atroce. Averli perduti mi strazia al cuore. Clifford e Northumberland, scriverò a loro in termini cortesi. Vieni, cugino di Buckingham, tu mi farai da ambasciatore. E si avvia. Questa è la scena. Scusate, se avete pazienza ancora 5 minuti concludiamo. Prego. E da questo momento in poi, da questa scena in poi, inizia la fase finale della storia di Enrico, della sua evoluzione. Da questo momento Enrico VI diventa un re vagabondo, un re che non ha più corona, non ha più nessuna autorità. In una scena bellissima lui stesso si definisce re della rassegnazione. Nessuno combatte più per lui, addirittura i suoi nemici arrivano a considerarlo l'ultimo dei problemi da risolvere. Non ha più nulla, e senza più nulla il re vagabondo si prepara però a diventare quello per cui ora è ricordato in Inghilterra, un re martire e santo. E per ultimo, Enrico VI verrà ammazzato da Riccardo il Gobbo. Per molto tempo mi è capitato di raccontare questo testo facendo riferimento al concetto di potere debole. Cioè, cosa succede in una società assolutistica e violenta se il potere si concentra nelle mani di un debole? Ma nel corso del nostro studio mi sono accorto che le mie domande sulla natura di Enrico mi portavano a concentrarmi su un altro problema, molto più interessante. Che cosa succede in una società assolutistica e violenta
se il potere si concentra nelle mani di un giusto. Ecco, questa è un'ipotesi che nella storia pochissime volte si è venuta a concretizzare, cioè è una vera rarità nell'evolversi degli eventi umani. Di solito capita l'inverso, cioè un giusto sovverte un potere violento e radicato, e qui di esempi ne abbiamo tantissimi, da Gandhi a John Lewis a Nelson Mandela. Ma nel caso di Enrico, ecco, qui ci troviamo in un'ipotesi opposta, e la nostra storia ci dice che in questo caso si corre fortemente il rischio di imbattersi nel male puro, vero, insormontabile, e spesso anche totalmente gratuito, ovvero la guerra civile. Il nostro Enrico viene osteggiato e messo in ridicolo per 15 atti, e il suo sguardo benevolo sui più deboli genera l'odio. L'odio più puro, la brutalità selvaggia dei pavidi, il sangue versato dagli inglesi sugli inglesi. Il nostro Enrico verrà tagliato via come un ramo secco dalla lama di un certo Riccardo, che di lì a poco prenderà la corona servendosi dell'inganno e dell'assassinio, e regnerà da dittatore col nome di Riccardo III, mettendo fine alla guerra civile. E qui un dittatore riuscirà a sedare una guerra civile scatenata da un mistico. Tutta l'ironia che potete leggere in siffatto evento non è neppure di Shakespeare, ma tutta nostra, è insita nell'animo umano. Ora, io mi sono chiesto più volte cosa c'è di attraente dietro una drammaturgia come questa. Cioè, il discorso che abbiamo fatto prima di punti di interesse sembra offrirne diversi, no? Sembra averne trovati, eppure devo confessarvi che quella che vi ho descritto, che vi abbiamo descritto, è soltanto un'analisi logica, che quindi in quanto tale è una verità, ma rimane un po' fredda, non so come dire, un po' estranea. Un professore di storia dell'arte medievale di un mio compagno all'università diceva sempre: tutto ciò che è stato scritto su un'opera d'arte è in rapporto con l'opera d'arte come un pezzo di marmo è in rapporto col Mosè di Michelangelo. Dico questo soltanto per confessarvi che io dell'Enrico VI francamente non ho capito granché, e ogni volta che l'ho riletto mi è parso di averlo compreso, ma non l'ho capito, che è un'altra cosa. Che devo dirvi? È andata così, insomma. Continuo a sentire che c'è qualche cosa di più remoto in quella storia, qualcosa che non è troppo facile da definire, qualcosa di sfuggente, insomma, di diffuso soprattutto, che permea l'intero impianto narrativo. Un evento segreto, ecco, non dovuto, cioè non dipendente dalla trama, ma legato ad un'essenza più profonda, più abissale. Ecco, questa sostanza, secondo me, si lega essenzialmente ad una domanda, che è questa: chi è Enrico? Cioè, chi c'è veramente dietro questa immagine di pura forma, dietro questo prototipo di uomo? Perché non è una vittima sacrificale e non è un capro espiatorio. O meglio, non è soltanto questo, non è un capro espiatorio, perché dopo di lui non vi è nessuna purificazione, anzi arriva la guerra civile ed un sire, un tiranno come Riccardo III, completamente barbaro. E non è una vittima sacrificale perché non è lontano dagli eventi, cioè non è estraneo agli eventi, ma anzi è una causa diretta e conseguenziale degli eventi. Dunque, non so dirvi chi è, cioè non riesco a dare una risposta a questa domanda, non so alla fine della fiera chi c'è dietro Enrico e cos'è Enrico. Però sono certo di una cosa, sono certo che questa opacità, cioè in questa forma dai contorni incerti, in movimento, come dire, come delle figure che noi intravediamo sul fondo di un lago, c'è quell'energia prima che a questo personaggio ci ha attratto. Nel mentre in cui scrivevo questi appunti, continuavo a tornarmi in mente un'immagine bronzea che si può trovare nel portale d'ingresso della Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, che raffigura un Ponzio Pilato seduto su uno scranno, con la testa tra le mani, intento a decifrare un Cristo molto alto incatenato lì davanti a lui. E francamente devo dirvi che non mi sembra che in questi 520 anni che ci separano dalla costruzione di quella bugna bronzea Ponzio Pilato sia mai riuscito a capirci qualcosa. E di fatto neanche noi, che pensavamo di avere finito, e invece abbiamo appena cominciato a studiare Enrico VI, e anche noi siamo lì così a guardare quell'immagine che solleva sempre la stessa domanda, ci guarda e ci chiede: ma voi, chi credete che io sia?
Grazie. Grazie. Grazie.